ma a chi viene in mente di inventare una roba del genere? Una roba del genere può essere scritta con un po' di vergogna soltanto se è vera, ma lui la scrive con vergogna, altrimenti non lo so dire. Non è che la scrive gioendo, ci sei là, ah, che bello il mio Dio, no? Dice, era così che la scriveva. Perché non si può inventare una cosa del genere che rende impresentabile Dio. Cioè non si può inventare un'allegoria del genere. Se mi metto delle allegorie, metto qualcosa che ogni volta magnifichi Dio. Invece qui no. Dice no, vi preparate questo, prendete i remi, togliete la parte sopra, distaccate l'altra dal fegato, eccetera. Se poi si dice, ah, ma il fumo dei sacrifici doveva simboleggiare, come dire, l'anima che va a cercare Dio, ma c'era bisogno di fare catombe di animali, perché lui tutti i giorni, doveva avere il fumo nella casa, tutti i giorni, cioè mattina e sera, gli dovevano bruciare il grasso, perché quel fumo doveva esserci sempre nella sua dimora. Quindi vere e proprie catombe di animali. Non bastava bruciare della legna per simboleggiare il fumo che era. Oppure dovevano bruciare degli elementi animali, bene, potevano bruciare la lana delle pecore, non uccidere gli agnelli per togliergli quella parte di grasso e bruciargliela, no? Per simboleggiare se è fumo, è fumo. No, quello voleva. E questo, e arrivo subito, e chiudo solo. Questo tratto ci fa venire in mente un'altra cosa che è inspiegabile. Se fosse vero che quello lì è Dio, sicuramente ricorderete che quando fanno, quando ci sono Caino e Abele, si dice che Dio gradiva l'offerta di Caino e non gradiva l'offerta, gradiva l'offerta di Abele e non gradiva l'offerta di Caino. E sapete cosa gli offriva Abele, no? Abele gli bruciava gli agnelli, Caino gli bruciava gli ortaggi. Non c'è neanche bisogno di inventare nulla. Il fumo della carne e del grasso a loro piaceva, li calmava, Abele gli bruciava la carne e il grasso a lui piaceva, quell'altro gli bruciava i cetrioli a lui non piacevano. Siamo metti lì dove sai. Cioè è tutto in linea, non c'è bisogno di inventare nulla. Prego. Io ho partecipato ad altre due conferenze, una cosa che mi sono rimasto colpito era Posso avere un bicchiere d'acqua per cortesia? Sapere se potevi dire Ah, è lì. come No, 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 io non l'avevo vista. No, 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 no. Se potevi dirci qualcosa sui 10 comandamenti. Sì. Domenica mattina facciamo grigliata a casa, griglia nei cetrioli e griglia nelle costine. Chi arriva a casa tua con i cetrioli? Guarda, adesso vado, quindi sicuramente. Mi hanno già detto due persone che questa roba qui spiega alcuni passi delle tavolette sumero-accadiche, dove lì c'è scritto che quando appunto loro bruciavano la carne, gli Anunna o Anunnaki, che sono il corrispettivo sumero-accadico degli Elohim, arrivavano come mosche attratti dalla carne. Anche da Noè sono arrivati. Sono arrivati anche da Anche voi? da Noè. Ah, da Noè, non Quando Noè ha scusate, da bruciato, voi. ha fatto l'olocausto. Sono arrivati anche quando mi mette fuori. E hanno anche Esatto, sono arrivati promesso, anche da noi e tra l'altro, promettendo di non affogarli più. finito il diluvio, cioè questa alluvione locale che loro hanno provocato, non è il diluvio universale. Noè cosa fa? Dice la Bibbia, prende un gran numero di animali e li brucia agli Elohim. Ma se lui aveva fatto un sacco di fatica a salvarsi gli animali sull'arca, appena arriva alla terraferma, cosa fa? Li piglia e li brucia? Evidentemente non erano buoni. Li brucia, arriva l'Elohim Yahweh, gradisce il sacrificio e dice immediatamente disse mai più farò una cosa del genere, cioè subito si calma. Dopo che lui ha bruciato una gran quantità di animali. Tra l'altro, vi dico solo questo, poi passo ai 10 comandamenti. Nel racconto della Bibbia si dice che lui porta gli animali a coppie. Nel racconto da cui questo racconto deriva,
c'è scritto che sull'arca, arca significa cassa, non barca, che quindi che nella cassa, è un racconto sul neocarico, hanno messo il seme degli animali. Ma forse anche sulla Bibbia mi è sembrato di non gli animali. E la Bibbia dice che hanno messo le coppie degli animali. Ma noi adesso, come nostre conoscenze attuali, se mettiamo seme i due termini, seme e coppie, sì, che cosa ci viene in mente? DNA. Il DNA. Il seme a coppie. Certo. Quanto nella cassa. Non c'è bisogno di inventare nulla. Facciamo finta che sia vero quello che c'è scritto lì. Se poi non è vero, prendiamo altro che Pinocchio e va bene lo stesso. Ci siamo divertiti. I 10 comandamenti, che in realtà non sono 10 ma sono 613. Faccio un attimo di i 10 sono. Io non mi ricordo. Però poi una tavola è caduta e sono rimasti 10. Esattamente, in realtà sono più di 600. Sono più di 600 le regole che lui ha dato. Noi riconosciamo appunto quella parte lì, che è quella che è stata usata per creare il sistema etico, cioè il sistema morale. In realtà, diciamo che, ecco, se c'è un merito che possiamo riconoscere alle religioni, diciamo anche al cristianesimo, la nostra religione, è stato quello di avere costruito un sistema morale, un sistema etico, nonostante ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento. Non grazie a ciò che c'è scritto nell'Antico Testamento, ma nonostante. 10 comandamenti. Allora, il primo che conosciamo noi è: non avrai, io sono l'Elohim tuo. Usiamo il termine Elohim, perché almeno così. Io sono l'Elohim tuo, non avrai altri Elohim all'infuori di me. Quindi non esistono, ma non avrai. Abbiamo già visto prima che lui dichiara più volte di essere geloso, eccetera, nei confronti quindi di rivali che in realtà teoricamente non dovrebbero esistere. Una elaborazione di questo primo comandamento, un'elaborazione ebraica, che si trova già nelle pubblicazioni della Jewish Publication Society del 1911, dice: non avrai altri Elohim all'infuori di me, perché gli altri Elohim non danno alcun vantaggio rispetto a me. Non perché non esistano, ma perché non danno alcun vantaggio. Quindi siamo dentro la letteratura ebraica. Quindi stare con me o stare con gli altri è la stessa cosa, non è che ci guadagni a stare con gli altri, quindi stai con me. Due, seconda elaborazione: non avrai altri Elohim fino a che io ci sono. Ma come può Dio fare un'affermazione del genere? Fino a che io ci sono. Cioè vuol dire, quando io non ci sono più vai con chi vuoi, ma finché ci sono io stai con me. Ma quindi scusami, se 113 non hanno fatto un sunto? No, ci sono anche quei 10 tra i vari elenchi, eccetera, ma ci sono tutta una serie di regole che riguardano prescrizioni di vita varie, prescrizioni igieniche, eccetera, eccetera, eccetera. E di cui una parte, come si dice, in positivo e l'altra parte in negativo, cioè farai o non farai. Così. Tra l'altro lì c'è una cosa curiosa, cioè in uno dei midrash, cioè in uno dei commentari alla Bibbia, diciamo così, siccome molti di questi comandamenti non sono comprensibili, o comunque insomma sono difficilmente comprensibili, allora si dice che Mosè parla con Yahweh e gli dice: senti, ma quando c'è uno dei tuoi ordini che noi non riusciamo a capire, come ci dobbiamo comportare? E lui gli dice: seguite la maggioranza. Se la maggioranza decide in un modo va bene così, se decide in un altro modo va bene così. Dio. Siccome le maggioranze possono cambiare, una cosa che va bene oggi potrebbe non andare più bene domani. Ma questo è dentro i Midrashim, cioè sempre letteratura ebraica di commento e studio della elaborazione della Bibbia. Poi ci sono tutti gli altri comandamenti, no? Che noi conosciamo sempre all'interno di quei famosi 10. Per esempio, non uccidere. Il rabbino Dovid Ben Dori dice che non uccidere è una traduzione sbagliata, e ha ragione, perché quel comandamento non significa non uccidere, significa non ammazzare con premeditazione. Tant'è che questo rabbino dice: uccidere in guerra è assolutamente lecito. Cioè si può uccidere senza provare sensi di colpa.
uccidere accidentalmente, pazienza, cioè non è una colpa. E infatti lui dice che sulla base di quell'errata traduzione ebrei e cristiani sono stati caricati di sensi di colpa assolutamente ingiustificati. E perché allora il non uccidere ha questo significato qui? Per esempio il non rubare, non desiderare la donna da altri, la roba da altri, l'animale degli altri. Questo altri, che poi è diventato il prossimo, inteso come tutti, cioè l'umanità, è una estensione assolutamente indebita e ingiustificata del significato del termine ebraico, che significa altri, cioè l'altro, è il compagno tuo col quale hai rapporto diretto, rapporto quotidiano. Cioè, quello era un sistema, un regolamento che lui, Yahweh, ha dettato e che doveva valere soltanto all'interno di quel campo nel deserto dell'Esodo, quando li ha portati fuori dall'Egitto, perché era un regolamento che doveva servire a rendere vivibile la vita all'interno. Perché cosa succedeva ovviamente? Allora pensiamo, siamo nel più o meno 1400 a.C., siamo nel Neolitico. Quando un maschietto vedeva passare una femminuccia, non è che andasse per il sottile, se gli piaceva, se la pigliava, se la violentava. Due ore dopo arrivava il maschietto proprietario di quella femminuccia e sgozzava quello lì. Se uno vedeva un animale e se lo prendeva, due ore dopo arrivava il proprietario dell'animale e se lo sgozzava. Allora, questo regolamento in sostanza diceva: al vostro interno ciò che è di uno è di uno, ciò che è tuo, tu le cose dell'altro non le tocchi. All'esterno, gli ordini dati da Yahweh di uccidere, massacrare, violentare, rapinare, rubare, sono continui. Continui. Capitolo 10 del libro di Giosuè, quante volte lui ripete, dopo aver conquistato quel centro abitato, l'avete conquistato, adesso ammazzateli tutti, comprese le donne, i bambini e gli anziani. Solo nel capitolo 10 di Giosuè mi pare sia ripetuto 5 volte per 5 centri abitati. L'avete, quindi non ammazzateli tutti mentre combattete, l'avete conquistato, adesso ammazzateli tutti, perché lì ci dobbiamo mettere noi. Vi ricordate cosa vi ho detto prima? No? Di lui, pulizia etnica. Quindi il primo a violare il comandamento di non uccidere a lui, ma perché in difetti non è un comandamento di non uccidere, è non ammazzatevi tra di voi all'interno, poi fuori facciamo tutto ciò che ci serve. Uno dei, per esempio, uno dei precetti, lo stesso non rubare, eccetera, eccetera, eccetera. Uno dei precetti, per esempio, era non prendere donne del paese, cioè donne straniere. Dopo aver emanato questi comandamenti, Mosè la prima cosa che fa è prendersi una donna etiope, una cuscita. Dunque Mosè ha due mogli, una madianita e una cuscita, cioè nessuna delle due ebrea, quindi i suoi figli non sono ebrei, tra l'altro, qualora lui lo fosse, non era, qualora lui, perché si dice, no, che l'ebraicità si trasmette per via matrilineare, quindi i figli di Mosè, qualora lui fosse stato ebreo, non sarebbero comunque ebrei. Allora lui si prende una donna cuscita, cioè una donna etiope. Aronne, il capo dei sacerdoti, vede questa roba e pochettino dice, ma insomma, abbiamo appena detto agli altri di non farlo, proprio tu. Sapete cosa succede? Allora, Aronne e sua sorella Miriam si lamentano di questo. Interviene Yahweh e dice a Aronne e Miriam, voi fatevi i fatti vostri, perché Mosè ha un rapporto speciale con me, lui fa quello che vuole. E che cosa fa? Colpisce solo la femmina di una malattia.